Wow, amici appassionati di gaming e di Hearthstone! Ed eccoci qua sul canale del Duca per vedere un nuovo mazzo. Oggi è martedì, come tutti i martedì arriva un nuovo mazzo se non ho particolari impedimenti. E oggi giocheremo Face Priest. Sì, ragazzi, avete capito bene. Face Priest è un priest in versione aggro, un mazzo che ho trovato molto molto divertente, un mazzo che sorprende l'avversario, in quanto il priest non gioca mai aggro, e invece questa volta lo giocheremo così. E andiamo subitissimo a vedere come gira. Azzo. Taiande contro Azzo. Kral. Dura, raga. Fermarti il fuoco. Edone, dammi la forza. Teniamo anche Mugla, dai, sì. Cazzo, che schifo. Madonna mia, disastro. Disastro. Ah, sei forte, amico. Andiamo su di Bananaro. Vai di Bananaro. Un po' di scimmie qua. Allora ti piacciono le scimmie? Passo un po' di eroe e metti una banana là, credo. Però c'è un bel delle belle chiappe, ragazzo mio. Complimenti. Complimenti alla signora. Due. Oggi non devo fare la principessa. Prende 5 danni comunque, non ci va male. La storia di una terribile Ville tragedia. Vittoria o morte. Va bene, Nordania. Dai, che siamo ancora lì. Vediamo che arriva. Portale, un'altra volta. Non potrai passare. Cazzo, è incredibile, oh. Tutte le robe che servono le pigliano questi qua. Gli altri 3 danni. Mucla. Inizia la partita. Vittoria! Dai che ci siamo ancora lì. Il taunt doveva mettergli su, porca miseria. Sono Cosa danni persi a fare? manetta quelli. Niente paura, arrivano i nostri. Vai. Vai, Power, sei forte. Ok. Ci va ancora di faccia. Ma per noi che si continua ad andare di faccia non è una brutta cosa. Bananata. E già 17. Non è male. Pari a 3 inferiore. Devo face, non possiamo fare nient'altro che andare face. Dai. Ma che carte ho piano dato allo sciamano? Dai, gioca sto cazzo di 5-5, sto aspettando da un'ora. Vediamo. Bananato. Fantastica. Andiamo di Leroy adesso, deciso.
Sai che non c'è la brama di sangue, se siamo fottuti. Dobbiamo decidere se killare quello là o meno. O andare face. Prossimo turno abbiamo 5 danni che non bastano. Facciamo lì fuori colà. Prendiamo una risurrezione di Roy Jenkins e tanti saluti. Se non ha brama di sangue, se ha brama di sangue è GG. È GG. Vai. No, continua a tradare. Siamo ancora abbastanza safe, credo. Il 5-5 vedo che non lo gioca, però. Io sto qua, su qua a pettarlo da un'ora. Così siamo 5-3-8. Sono dietro a cercare qualcosa con carica. Vediamo che arriverà adesso. Troppo forti, va bene. Però se gioca le provocazioni mi girano i coglioni. Il problema è essere... Eccoli là. Gioca solo uno. No, due. Ci servono due detonazioni mentali, o comunque una detonazione mentale ora ci serve. Una detonazione mentale vinta. Detoniamo! Resurrezione. Cazzo, avevo vinto! Puttana Eva, che sfiga bastarda. Avevo vinto. E allora, preparatevi. Inizia la partita. Porca troia, che sfiga. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 7, 10, 11. Sono morto. Niente da fare. Troppo forte questo qua. Incredibile. Incredibile. Quanto sei forte, amico. Fammi pensare. Non dagli taunt. Meno quello. Frogga quello. Dammi una detonazione mentale. Dammi una detonazione mentale. Togliti le mutande. Togliti le mutande. Togliti le mutande. E vai, maledetto sciamano infame. Per te solo le lame. Boom! Questa è la soddisfazione di distruggere lo sciamano col priest agro. Andata bene, andata di lusso. E a 15, dai teniamo raga, dai teniamo una volta. Adesso, top deck, rissa. Lasciaci qualcosa perlomeno, dai, fai il bravo. Non facciamo scherzi, Basta. Basta. Veramente basta. Uno schifo. Inizia la partita. Che rogna, madonna mia. Che rogna assurda, madonna mia, ultimamente l'RNG mi sta punendo come non mai. Tyrande contro Rezzo. Chi è l'aggressore, White Star? Chi è l'aggressore? Dammi qualcosa di buono, Roger, subito. E lune, dammi la forza. No, 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 no. Rischiamo con Mukla. Abbiamo la pastiglia, rischiamo con Mukla, dai. Il figlio delle ombre, grandissimo figlio. Ok, tocca a noi. Dai, figlio. Che ribat. Nulla. Buona. Prossimo turno andiamo di Mukla. Allora fai solo potere eroe, non esagerare che poi ti viene mal di gamba. Ma che ti viene mal di gamba. Bravo. Finalmente possiamo muclare. Mucliamo. Mucliamo.
Buongiorno, principessa. Dai, 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 che lo fottiamo. Dimmi che la risurrezione per Mukla. Beh, se sia il tiro mortale, però. Tiro mortale. La situazione. No, la situazione si fa calda. Me ne sbatto altamente le palle che la situazione si fa calda. E poi? Ne giochi un altro. Un'altra schifezzi. Ma che cazzo fa? Ma questo si faceva le medie, sta roba qua. Non può far più niente. Io vengo face tutta la vita. Facciamo così. E i 5 danni sono fatti. Uccidi, uccidi. Vai, vai, vai. Che mi gasa. Ordine di morte su Mukla. All'elemento. Cos'è che fai? Ma cos'è che stai facendo? Cos'è sta roba? Buongiorno. Dai, uccidi Mukla, vai. Muclone. No, l'ha pescato. Che chiappe, ragazzi. Potere eroe. Ma questo c'ha il culo, però, anche al posto di altre cose. C'ha proprio il culo. Non finisce qua. Non finisce qua, amico. Prossimo turno possiamo fare anche il porco. Il porchissimo. Lo facciamo prossimo turno. Sì, 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 sì. Il leone. No, è infestato. Però non può scudarlo. Vabbè, andiamo di questo. Anche se fa danni non ci interessa. Anche questo è buono. Furia omicida. Ok. Vai, vai che ci facciamo del male, amico. Vai. Cazzo, non so se me la cavo stavolta. Vediamo cosa fa. Abbiamo questo. Questo ci può curare, va bene. Bananato. E tra da là. Non ci va malissimo. Vediamo se gioca il leone, si è addormentato. Vai, non puoi far più un cazzo con quello. Ci va di faccia. Per noi non è male. Vediamo se viene faccia, se va a dare questo. La corsa al danno, chi ce l'avrà più grosso? Viene faccia, ha fiducia. Mi piace questa cosa che hai fiducia, mi piace. Arriva Ragna dopo. Arriva Ragna. Ragna, però qua ci sono quei due che rompono il cazzo. Abbraccia il vuoto. Prima di avere le bestie, va. Lasciamo così che poi arriva Ragna. Arriva Ragna e vediamo. Questa però, cazzo, se c'è giù questa mi ammazza questo. Adesso che ci penso. Non posso neanche giocarlo. A meno che sono a range di Lethal. Vediamo cosa arriva. Call of the Wild non può ancora giocarle, questo è buono. Possiamo giocare prima Ragna, noi di Call of the Wild. Vinta la Segugi, punto brutto. Ce l'aveva l'ordine di morte, ha fatto bene a rimuovere. Oh, la bananata! Che cartata opiata! Uella! C'è solo una carta. Io devo di far così. Proviamo Ragna. Proviamo Ragna. Giusto provare Ragna. Se hitta qualsiasi cosa hitta va bene. Va bene anche lì. Adesso te lo devi arrangiare però Ragna. Call of the Wild? No. È buona. Posso rimuoverlo con questo io. Molto buona, bravo. Opiata. Dai che andiamo raga. Quella per forza. Doppia detonazione prossimo turno. Finito. Siamo come i pascià, raga. Chi è l'aggressore, White Star? Dimmi chi è l'aggressore. Oh mio Dio. Non basta.
Non basta, White. Dimmi chi c'ha il danno, c'ha il DPS più alto, dimmelo. Winnalo! Face, priest. Ed eccola qua ragazzi, la lista del Face Priest. Una prova di potere scudo per pescare, insomma per rinforzare un po' i nostri servitori sul campo. Una sola punizione sacra, doppia detonazione mentale che fa molto molto male, a costo 2-5 danni in faccia all'eroe nemico. Un drago fattato, perché un bel drop a 2 ci vuole. Rimozioni, la resurrezione fondamentale, worgen corrotto, fantastico, furtività e poi pam 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 pam. Cavaliere d'argento con carica, maestro di spade ferito, super forte con le resurrezioni. Una sola però d'ombra morte per i vari Ragnaros o altre cose che girano di questo genere. Remucla, sorpresona Remucla. Barnes, figlio delle ombre, il grandissimo figlio delle ombre, carta che mi dà veramente tante soddisfazioni in questo deck. Vestale che ci fa i danni dove vogliamo con il nostro potere eroe, alfiere d'ebano per ressare, l'eroi, fuoco sacro. Ufficiale d'argento doppia copia è Ragnaros the Firelord. Quindi ragazzi, spero che questo deck, un po' diverso dal solito, un po' originale, come sempre su questo canale mi piace portare, spero che vi sia piaciuto, un modo diverso di giocare il Priest. Sicuramente è una lista non forte ragazzi, ma è una lista che sorprende l'avversario, perché non si aspetta il Priest Face, Priest Aggro non è proprio Face, perché non può giocare completamente Face, e quindi molte volte capita che rimane spiazzato e magari riusciamo a portare a casa la partita. Vi ringrazio allora per i like, i commenti e le visualizzazioni. Un saluto dal Duca, alla prossima, ciao!